Giulianova per il CP che stiamo potenziando rientra in un progetto più ampio di rilancio di questo ufficio che vogliamo farlo tornare ad assurgere quel ruolo per cui è nato, ovvero un ufficio che faccia da matching tra domanda e offerta di lavoro. Qui parliamo di un miglioramento strutturale architettonico, ma c'è anche un miglioramento a livello soprattutto di infrastruttura digitale, perché era veramente carente e io invece ci voglio puntare perché c'è necessità di qualificare e profilare le persone, perché io andando in giro per le aziende abruzzesi riscontro che c'è esigenza di occupazione ma mancano determinati profili. Quindi il Centro per l'Impiego deve fare questo matching e poi noi come istituzione dobbiamo qualificarli e formarli. Ma il Centro per l'Impiego fa anche orientamento a breve nelle scuole per capire quali sono le attitudini dei ragazzi e quindi vedere quali sono gli sbocchi professionali. Tra l'altro, a breve nascerà il Centro per l'Impiego Digitale, per cui si potranno fare anche dei colloqui a distanza. A questa riqualificazione dei centri per l'impiego e le tante somme che mettiamo per la formazione, poi si è aggiunto la misura degli incentivi all'assunzione che ad oggi ha avuto un grande successo perché già 1.000 persone sono state assunte da questa misura. Quindi ne faremo un'altra di misura il cui sportello riaprirà a gennaio.